È una vergogna. La situazione del piano di zona S8 si aggrava. A dichiararlo in un video sul social network di Facebook il consigliere di opposizione del comune di Vallo della Lucania, Nicola Botti. Avrete tutti sentito parlare del cosiddetto reddito di inclusione, il cosiddetto REI, che è una misura di contrasto alla povertà e che sostituisce la precedente SIA. Ebbene, l'ambito S8, quindi il piano di zona con comune capofila Vallo della Lucania, ha sottoscritto una convenzione con la direzione generale per l'inclusione delle politiche sociali del Ministero del Lavoro, avendo ad oggetto proprio questo progetto che è il reddito dell'inclusione, un progetto finanziato per 1.665.000 euro. Pensate però che di questo 1.665.000 euro, con questa determina, vengono trasferiti 600.000 euro a 22 figure professionali che vanno a comporre l'ufficio di piano che gestirà questo progetto. Quindi su un 600.000 alle figure professionali che compongono il piano di zona e 1.000.000 a chi invece a alle persone che effettivamente ne hanno bisogno. Io credo che sia immorale, inopportuno, ingiusto se non altro, non lo so tu caro sindaco Aloia come se ne sei a conoscenza e come lo giudichi, come lo giudicate voi amministratori di maggioranza, come lo giudicate voi sindaci che fate parte del piano di zona e che dovreste essere finalmente un pochettino meno sordi e soprattutto meno muti. Voi cittadini di Vallo siete liberi di fare le vostre valutazioni. Io mi assumo sempre le mie responsabilità quando dico queste cose.